Lui è il grande escluso, colui al quale la cronista Teresa Langella ha preferito Andrea dal corso, salvo poi ricevere da quest'ultimo un clamoroso rifiuto che tanto ha fatto discutere sui social e non solo. Ora Morricone, dopo diversi giorni di silenzio assoluto, torna a parlare e lo fa attraverso l'ultimo numero del magazine ufficiale della trasmissione di Maria De Filippi. Nell'intervista spiega che se Teresa lo avesse voluto lui le avrebbe detto sì, al contrario di quanto fatto dall'altro pretendente Andrea. Nel frattempo oggi verrà registrata una puntata nella quale torneranno a confrontarsi in studio Teresa Langella, Antonio Morricone e Andrea Dal Corso. Le cose da chiarire tra i tre saranno molte e non mancheranno i colpi di scena. Secondo gli ultimi rumors pare che Antonio possa diventare il prossimo tronista del programma, ma ancora mancano le conferme ufficiali. Antonio Morricone, da sciatore a corteggiatore di uomini e donne. I primi passi in questo sport invernale li ha mossi da molto piccolo in una stazione di sci dei suoi genitori a Cortina d'Ampezzo. Fino ai 21 anni ha seguito la sua passione per lo sci e intraprendendo la strada per diventare insegnante di sci, periodo in cui ha conosciuto Giordano Mazzocchi. Diviene dapprima un vero e proprio atleta di questo sport e poi inizia ad insegnarlo, dichiarando che la neve è nel DNA di famiglia. Gareggiato ad alti livelli, ma per Antonio Morricone non si sarebbe però spianata la strada che lo avrebbe visto inserito in questo settore, ma la sua passione per la moda TV e spettacolo gli ha fatto muovere, a 23 anni, i primi passi nel mondo della televisione. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.